Proseguendo lungo le vie del centro storico, sempre nella zona del Niederdorf, ci troviamo davanti al famosissimo Cabaret Voltaire. Ma che cos'è il Cabaret Voltaire? È praticamente il centro dove nacque il dadaismo, il movimento tra l'arte e la follia, nominato The Birthplace of the Dada Mythos. Nel 1916, al Cabaret Voltaire, nella Spiegelgasse, nacque il movimento del dadaismo. Qui si formarono artisti come Hans Arp, Hugo Ball, che erano in esilio, mettendo in discussione tutta l'arte esistente. Nell'ottobre del 2004, dopo un periodo di chiusura e abbandono, il Cabaret Voltaire ritorna alla riapertura e riporta in vita il dadaismo. Oggi il Dada House ospita mostre, eventi, un negozio e un bar. Nella primavera del 2016 il Cabaret Voltaire celebrerà il suo centenario. Facciamo una selezione di avvicinamento. Questa scritta che ovviamente sono tutti i simboli del dadaismo. Adesso è un museo, c'è la parte dove c'è il museo e la parte dove c'è il bar. Si può entrare, bere una birra, ci sono eventi, ascoltare musica. Insomma, è un punto, diciamo, storico della Zurigo degli anni che furono. Proseguiamo il viaggio verso il Niederdorf.